Questo è un film che Francesco me ne parlò parecchi anni fa. Il film è stato rinviato cosa, 2 volte. Una volta per la gravidanza di Lina e una volta per il Covid. Francesco ha sempre, ogni mese così mi chiamava, Fabrizio, guarda che non è che poi mi muori, cioè, questo ruolo lo devi fare tu. E Francesco, stai tranquillo, poi dopo un mese, guarda che purtroppo dobbiamo rinviare questo e quest'altro, però lui è stato sempre molto presente. Mi ha sempre parlato del film, è già anche una persona che si pone dei dubbi e delle domande, è una persona molto intelligente, a mio avviso. Calabrese, Sì, lui è calabrese, nel senso domande perché lui scriveva, ma passava il tempo e si poneva sempre delle domande, magari proprio su delle scene, o anche ci fu. Abbiamo discusso molto sulla scena quando il mio personaggio muore. All'inizio non era questa la scena, era un'altra, ma lui non lo conosceva e quindi se ne è discusso molto. E a mio avviso, appunto, lo ripeto, chi si pone delle domande, fa solo il bene del film, diciamo. esattamente. Detto questo, sono dei luoghi che, diciamo, da un certo punto di vista magici, perché comunque addosso ti danno, appunto, nominavi anime nere. Ricordo che per fare Anime Nere io andai 2 mesi prima dell'inizio delle riprese, perché Munzi mi ha voluto lì, e vivere proprio quei luoghi, quelle strade vuote, quelle facce che ti guardano, come anche in questo caso una femmina, sono cose che indubbiamente metti addosso. E quindi poi si è costruito questo personaggio, ma era più, io sentivo il personaggio, sì, ma anche, non lo so, mi sentivo che la mia presenza, come se Francesco voleva me lì per, non lo so, forse amalgamare le cose, Farti ispirare. sì, stare lì e forse anche aiutare, non dico i più giovani, nel senso che poi, però comunque stare lì, vivere anche quando non giravo, cioè, e questo è stato anche una cosa molto, molto utile. È un personaggio, cioè una bestia, una bestia, queste sono delle bestie, questi ragionano così, così è stato, così è, così sarà, secondo la loro credo, non lo so, cioè, È più della mentalità, hai detto bene, non credo, hai detto bene. cioè, questa cosa che perché la moglie ha tradito l'uomo, allora non deve essere uccisa dal marito. Deve essere uccisa da uno della sua famiglia. C'è una roba che dici, ma da dove arriva sta roba qua? Cioè, deve essere qualcuno della tua famiglia a uccidere. Quindi in questo caso, no, il fratello, tuo fratello devi uccidere tua sorella. Tuo fratello, c'è una roba che veramente. Anche quando uscivamo quella scena lì, io dopo un attimo che veramente. Non sapevo che cosa stavo facendo, anche un paio di chat. Sembra che io ho detto, ma questi non vanno bene perché non sentivo, cioè tanta era la cosa che io non sentivo, non lo so, un paio di volte non sentivo, perché era una situazione che se io vedessi dall'esterno questa cosa, Ti eri sdoppiato prima. Sì, dicevo, ma che è questa roba? Però questi film, appunto, dicevo, spesso si dice, ah, sempre i soliti film, immagino. Vero, dipende sempre come si raccontano le storie, come si raccontano le cose. Cioè Francesco Costabile ha tutta una sua visione, anche questi incubi, questi sogni, questo muovere i fuochi, no? C'è cioè, una roba più nera, più dark.